Aleppo, Siria. I lamenti che state ascoltando appartengono ad un bambino siriano al quale, in un improvvisato pronto soccorso, stanno ricucendo il mento con qualche punto. È solo uno dei tanti bambini siriani che da quasi 2 anni stanno pagando il duro prezzo della guerra che imperversa in Siria. Alcuni medici hanno dichiarato all'emittente britannica Sky News che per le strade di Aleppo vengono uccisi e feriti più bambini che ribelli. La situazione è drammatica. Is it hurting? كيف عم تحس هلأ؟ وجعك محل الإصابة؟ Il conflitto è iniziato sugli strascichi della primavera araba il 15 marzo 2011 e si è sviluppato in guerra civile nel 2012. Secondo le Nazioni Unite in questi mesi sono morte più di 60.000 persone. Sempre secondo l'ONU sono circa 1,5 milioni gli sfollati all'interno del paese, mentre decine di migliaia si sono rifugiati nei paesi più vicini come Turchia, Giordania e Libano. I miliziani ribelli e le forze governative sono accusati di utilizzare i civili come scudi umani e di adottare la tecnica della terra bruciata, oltre ad altre violazioni dei diritti umani.